Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che ogni mattina faccio mentre mi reco sul mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica in via Rairone II numero 12 in Borgata a Siracusa. Chiunque volesse venirmi a trovare può venirmi a trovare tra le 9.30 alle 13 e le 16.30 alle 20 tutti i giorni tranne il sabato che sono aperto solo di mattina e la domenica chiuso. In queste dirette generalmente parlo di cose che possono essere più o meno interessanti. Sicuramente l'argomento principe in questo momento è la situazione dei rifiuti in città, ma oserei dire anche in tutta la provincia, se non in tutta la regione siciliana. Ieri ho dovuto mandare più di un messaggio alle persone che seguono il nostro gruppo, la nostra associazione, che è il Comitato Attivisti Siracusani, nel merito alla raccolta differenziata. Per chi non lo sapesse, noi siamo i gestori della pagina Raccolta Differenziata Siracusa, uno strumento di informazione tramite il quale da quando esiste la raccolta differenziata in città, ci attiviamo per informare i cittadini su come si differenzia, sull'attuale situazione in città. Bene, ieri mattina, tarda mattinata, ho dovuto fare girare un messaggio che l'organico a tratti non sarebbe stato raccolto e rimaneva in dubbio la situazione per quanto riguarda oggi l'indifferenziato. Io posso dirvi che a tratti ho visto, in questo momento proprio sto passando a mezzo pesante della Tegra, qua nella rotonda vicino ai Cappuccini, ho visto i mezzi Tegra in giro. Posso dirvi che in zona Grotta Santa, a macchia di leopardo, qualcosa è stato fatto, ho feedback negativi fin qui da grande parte della città. Il consiglio che ho dato ieri sera, prima delle 21, perché non volevo andare oltre come orario, perché il mio timore è che poi, siccome raggiungo molte persone, che qualche persona diciamo a quell'ora dorme, ho preferito non oltrepassare appunto le 21. Dicevo, il consiglio che ho dato io poi ieri sera è stato che se nel primo pomeriggio non dovessero venire a raccogliere l'indifferenziato, di rimetterlo dentro. Ora, io lo so che oggi 29 luglio, per rimettere dentro l'organico già è follia, l'indifferenziato è utopia, nel senso, molte persone ieri mi hanno scritto dicendomi, manifestando ovviamente, loro non voler assolutamente rientrare il rifiuto. Io lo capisco, la situazione è davvero critica. Purtroppo io in tempi non sospetti lo dissi che ci sarebbero state queste problematiche, poi nel periodo estivo, poi perché vedete oggi la situazione è che praticamente le piattaforme, no? A livello regionale hanno tutti più o meno le loro autorizzazioni e tutte più o meno cercano anche di allargare per contrastare una criticità nella gestione dei rifiuti. Io non entro nel merito del perché una piattaforma non conceda a Siracusa, una piattaforma non è vicina a Siracusa, non conceda gli spazi. Quindi l'alternativa qual è? Quella di mandare fuori regione il rifiuto, ovviamente con dei costi non indifferenti. Ora, tutte queste barzellette, tra virgolette le chiamo io, al cittadino comune, al cittadino medio, non gliene frega nulla. Va da sé, in questo momento sono in Viale De Ogrido e ho appena passato i contenitori stracolmi di differenziato. Va da sé che il cittadino gli interessa semplicemente che qualcuno raccolga la propria immondizia, il proprio rifiuto. Quindi io sono dell'idea che la politica deve trovare delle soluzioni, ci deve essere un anno zero. Io, vedete, ho sempre sostenuto che le 3R, raccolta, riuso e riutilizzo del riciclo, devono essere la base. In realtà però ci si sta rendendo conto che in questi anni vuoi le criticità dei sistemi, non c'è realmente uno sbocco in questi termini, quindi si trovino delle soluzioni
per partire davvero dall'anno zero, da una pulizia totale delle nostre strade, dalla raccolta rifiuti, e poi quando saremo tra virgolette puliti si potrà cominciare a parlare di riuso. Vedete, quello che voglio dire io è che bisogna cambiare totalmente scelta. Io ho avuto sempre l'idea che non bisogna sprecare nulla, però è anche vero che nel 2021, sperando in una ripresa del turismo, che speriamo che quest'anno sarà il prossimo anno dopo la pandemia, ma bisogna fare in modo che comunque i turisti, se noi ci vogliamo definire un'isola a vocazione turistico-culturale, devono ritornare e non portare via, quando vanno via, con sé il ricordo di strade sporche, di vie con cassonetti stracolmi di qualsiasi tipo di rifiuto. Quindi cosa voglio dire? Qualcosa di impopolare, che la regione siciliana deve attivare il prima possibile delle strategie per togliere questa problematica dei rifiuti. Capisco gli enormi interessi che ci sono dietro, anche economici, però io oggi ho 46 anni e sono 46 anni che siamo nell'immondizia totale. Da un decennio circa esiste la raccolta differenziata, da qualche anno esiste anche a Siracusa. Faticosamente stiamo avviandoci per raggiungere importanti cifre alla raccolta differenziata. Tutto questo purtroppo diventa vano nel momento in cui un cittadino, un'associazione di cittadini, deve dire agli altri cittadini: guardate, oggi non verranno a raccogliere il rifiuto, lo mettetelo dentro. Allora, è stato molto lungo e noioso. L'invito è per la riunione di questa sera tra le 21 e le 22 su Skype, dove concluderemo la presentazione del progetto per realizzare un evento all'interno del Parco Robinson di Via Algeri il 4 e 5 settembre, quindi tra meno di due mesi, tra poco più di un mese, fare questo evento all'interno del Parco di Via Algeri. Questa sera tra le 21 e le 22 tutti siete invitati a partecipare alla realizzazione di questo progetto che, se riusciamo anche stasera stesso, già domani protocolleremo all'amministrazione comunale e chiederemo all'amministrazione comunale un aiuto per realizzare questo progetto. Sappiamo bene che non risponderanno, perché noi siamo brutti e antipatici, però proveremo a farlo lo stesso. D'altronde noi, da nostro protocollo con l'amministrazione comunale, nell'affidamento che abbiamo del Parco Robinson di Via Algeri, c'è scritto che noi possiamo chiedere all'amministrazione comunale la collaborazione laddove l'amministrazione comunale abbia le risorse. Allora, l'amministrazione comunale pare che abbia un sacco di risorse, fa un sacco di attività, chissà che magari pensi a Grotta Santa, pensi a Mazzarone in qualche maniera, ma che vada, proveremo a farlo con le nostre umili risorse. Io ricevo anche telefonata, vabbè, me ne vado al mio lavoro e sono arrivato sul mio posto di lavoro. Per chi volesse, ora alla fine di questo video metterò il link per la riunione, per il collegamento, dalle 21 alle 22 di questa sera. Chiunque può collegarsi, chiunque può dire la sua. Basta, ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo.